Ciao a tutti e benvenuti su 7 Days to Death. Quest'oggi vi faccio un brevissimo tutorial, ma è più un'illustrazione su come creare il proprio personaggio. Allora andate su Opzioni, Profilo giocatore e qua potete crearvi il vostro personaggio. Ci sono un paio di personaggi già preimpostati, se non avete voglia di star lì a crearlo. O a modificarlo, anzi, certo, alcuni sono anche simpatici e carini. Come vedete, c'è una buona selezione. Non vi preoccupate dei vestiti perché tanto poi questo qui è il migliore, Manny. Non vi preoccupate dei vestiti perché tanto quelli poi cambieranno. Voi comunque cosa fate? Se ne volete prendere uno di questi, fate così, se no tipo lo volete creare come ho fatto io, fate crea, fate crea, scrivete il nome del profilo tipo diretta YouTube, esatto, diciamo crea, e vi esce tutto il menu di creazione del personaggio. Qua vi cambia la visuale per avere un primo piano, un set completo, qui uomo o donna, guardate che belline, pelatine. Cambiano, potete cambiare la carnagione della pelle, vedete, lo fate come vi ispira di più. Adesso noi per esempio lo facciamo caucasico, qui ci sono i vari volti preimpostati, pensavo fossero di più per i maschi, sinceramente. Prendiamo questo qui con l'orecchio un po' a sventola. Ci guardiamo gli occhioni belli. Questi qui sono le varie cose. Qua gli mettiamo le pupille. Queste che sembra strafatto, dai, lo strafattone. Gli mettiamo un'acconciatura, guardate che carino, che tenero. Col tasto destro lo potete ruotare per vederlo meglio in tutti i suoi dettagli da più o meno distante. Guardate che spettacolo. Niente, proviamo l'acconciatura 2, 3, guardate qua, 4. Quei rasta lo volete fare col nasone, mamma mia che naso pronunciato. Vabbè, molto simpatico, qua ve lo fate come meglio credete, guardate. Questi qui sono look magari un po' più da signorina con la coda, sembra un po' affemminato, ma vabbè. Vi scegliete il look che meglio vi piace, qua potete cambiare il colore, come vedete ci sono molte tonalità, potete farle anche un bel rosa shocking, piuttosto che un blu elettrico, un blu spento, un bel viola, un bel verdi accesi, fosforescente, no, questo è brutto, guardate come si vede male la texture, no, questo è troppo acceso sto verde. Vabbè. Come vedete, comunque i colori sono molto vari, oppure volete fare il rosso focoso, un rosso ramato, vi potete mettere i baffi e quant'altro. Niente, questo qui è il menu di creazione, ve lo fate un po' come meglio vi aggrada di più. Potete mettere le basette a mo' di tizio degli anni 90. La barba, un po' di pizzetto, il barbone incolto, la capretta. Questo carino, ci sta. Poi facciamo applica e voilà. Se no facciamo modifica, lo potete sempre modificare. Se volete diventare una signorina improvvisamente, fate così. Per la signorina c'è un po' meno variabili di volti, sì, no, sono sempre 4. Occhi, come sempre, li potete cambiare a vostro piacimento. Acconciature, vi mettete quella che più vi aggrada. E niente, questa qui era solo un brevissimo video sull'acconciatura e su come creare il personaggio, visto che in molti me l'hanno chiesto che non sapevate come farlo appena entrate. Ve lo chiede, se non ve lo chiede, come avete visto, basta andare su Opzioni, Profilo giocatore e
vi esce tutta la lista. Adesso ritorniamo al nostro Gina Selvaggina e grazie a tutti per la visione. Ciao!